5, 4, 3, 2, 1, via! Un numero record di persone ha dato vita alla 7ª edizione della Camminabile che da Ospedaletto di Coriano è salita a Monte Tauro. In 900 hanno invaso le strade di colline in una camminata che è per tutti, nessuno escluso. La Camminabile è una camminata non competitiva, un modo per stare insieme. Si cammina da qui, andiamo verso le colline, stiamo in campagna, d'estate, bello, e poi facciamo una festa. All'invito dei promotori hanno aderito anche il vescovo Nicolò e il vescovo emerito Francesco. La vita è una camminata fatta insieme. La nostra meta ultima è la casa del Padre, però dobbiamo allenarci a camminare insieme perché poi staremo insieme per tutta la vita senza fine. È bella l'idea della camminabile, non so come dire, che mi richiama questa idea del vivibile. E credo che sia giusto che noi pensiamo a un mondo vivibile per tutti. Credo che questo sia il grande desiderio di Dio. Lo stile è quello di una strada da percorrere senza fretta, guardandosi intorno, guardandosi negli occhi, senza competizione, parlandosi fra conoscenti e tra sconosciuti. Uno stile in cui tutti si sono sentiti accolti. Mi hanno detto che hanno messo dei turni di spingitori fantastici, quindi siamo sicuri di poter arrivare. E te sei il più giovane, sentiamo il nonno. Giusto, ci vuole qualcuno che spinga dal di dietro. Si viene perché per condividere un momento tutti insieme, per integrare i nostri ragazzi, e per passare un momento insieme, divertirsi, ridere. Perché la camminabile si sperimenta che non ci sono differenze, tutti si è abili allo stesso modo, ognuno con la propria particolarità. E per stare insieme è bello passare un bel pomeriggio. Condividiamo tutto, diciamo. Bellissimo, È speciale venire alla camminabile, è un modo per stare insieme. Non mi dite che siete stati costretti a venire, no? No, l'ho proposto io. Ah, bene. Perché l'hai proposto? Perché ho fatto servizio tutto l'anno a casa Sant'Ignazio. Secondo me ha molto successo perché abbiamo bisogno di condivisione. Ogni anno è un'occasione per rivedere tante persone con le quali abbiamo fatto un po' di cammino assieme, con le quali abbiamo lasciato un po' di cuore e con le quali continuiamo a camminare ogni anno.